Siamo risaliti da Fondovalle, una strada abbastanza pianeggiante, comunque facilmente percorribile anche a pieno carico, tranne il primo pezzo arrivare là, che è ripido perché abbiamo risalito le piste da sci, e il sentiero poi qua inizia a salire l'ultimo tratto un po' a zig zag. Adesso dobbiamo andare in cima alla valletta. Che quella, non so se si vede, è la strada alternativa che si arriva sull'altro versante, sempre dalla base, ma era un pochino più lunghetta, quindi abbiamo fatto un po' più la diretta. Pazzesco! Questo piccolo spiazzo, anzi non tanto piccolo a dire la verità, con dell'acqua cristallina, magari i piedi dopo me li puccio dentro. Birrettina al fresco. Che spettacolo! È un posto fantastico. Ci piazzeremo qui con le tende. Per l'alba bisognerebbe andare su là, in cima. Ma vediamo. C'è sempre questo profumo di tenda quando si va in campeggio. Deve essere il materiale tecnico, tipo... Sì. O il garage. Questo profumo di garage. È uguale per tutti i garage. Prendi tuo nero. Un'altra volta non l'ho legato, è rimasto. Vincitore del contest, montaggio più veloce della storia. Allora, una? Andiamo qua. 6 minuti gli ho dato a quei due, eh. Zaino leggero. Figa scarpa. Passeggio via, devo metterla per voi. Ti chiameremo il fulmine là in avanti. Ma voi intanto parte siete girati, io c'ho
la testa. No, come è entrata di qua. Ah, è entrata di qua e la testa di là. Qua l'hai già messo, sì. Tanto vedrai che ci metto meno di quei due insieme a montarla. E vedi, è così anche il mio di materassino. È comodo. C'è il sacchetto del materassino. Rispetto all'alternativa è comodo. Tipo in 4, 3 o 4 pompate, non è niente male. Questo un po' di più mi sa. Perché ho preso il materassino luxo io. Alto così e largo anche. Sto ruotando perché c'è dentro un po' di corteccia, un po' di terra. Allora, proviamo qui dov'è la veranda. Poi lui fili nell'anellino girato per non uscire. No, quando... C'è aperta la valvola due volte, c'è il doppio chiusura. Ma c'è qualcosa che non va. Da che arrivo? Aspetta! È fatto così, è fatto così. Che pannasse, che sweet. Che devi essere, che comfort. Ho aperto che c'è un po' odore. C'è puzza? Di vissuto qui dentro. Aia! Ale, cosa si è fatto qua dentro? Anche l'ultima volta l'ho usata con te, quindi non depone a tuo favore. Ma che bello te con la veranda! Eh sì, è figa di lusso, mica... Ce l'hai fatta fino alla tenda intanto. Mica cazzate. Non stai andando molto bene oggi. Arrivi 6 minuti dopo di me. Monti la tenda sbagliata, non riesci a gonfiare il materassino. Guarda, che sto perdendo i colpi, ciao. Perdendo colpi? Ho preso questi pantaloni. Belli, ti stanno bene. Ma ci sono anche da uomo. Di alto livello. Angolo bagno, dove lo dividiamo? Lì. Dove? Sopra la mia tenda? Che se no ci andiamo. Ciao mamma. Ma qua non servono, non servono le bacchette? Devi picchettare? Sì. Questa è la nostra situazione. Abbiamo. Ma non hai picchetti. Ma ti rossini sotto della Thermarest, cuscino della Forklatz e niente sacchi a pelo di casa. Andiamo via al cibo e iniziamo i preparativi. Pronti. Gli altri invece come sono messi? Meglio della volta scorsa. Dai. Mentre il nostro... Questa tenda di lusso. Vediamo. Prego. Questa è la 5 stelle. Doppia chiusura. Per sicurezza. Sacco a pelo,
sacco a pelino. E se mi hai detto che il sacco a pelo va dagli 0 gradi in giù. Sì, in su non è consentito perché tiene cielo. Troppo caldo. Vabbè, incominciamo con due, dai. E dopo la terza, urco cani, sono ghiacciati. Hai aperto col culo, devo dire. Lombetto. Metterò sul pile. E io ho anche qua del pane se vogliamo. Vieni qua vecchio, buonissimo. Ma le patatine? Le patatine? Sì, guarda come abbiamo tirato giù la scala dal camioncino, cioè l'abbiamo fissata un po' in cima con una cinghia. Fammi mettere i pantaloni. Le buona che sto lombetto, eh! È buono! E una volta che hai incastrato tutto, posizioni. Mi sembra che siamo indietro qui però con i preparativi, Ce la sta prendendo un po' da... Guarda qui, questi qua. Questi qua ne prendono benissimo, Ma ti dai dammi la birretta in cielo. E cosa stai saldando lì? Che ha preso? Non l'ho ancora provato. Cosa scomoda? È che devi comunque avvicinarti un sacco. Ma l'avete messa in acqua? No, è rimasta. Ciao. Peschiamo direttamente l'acqua da un fiume e tramite il filtro stiamo a bere. Questo lama che è bollente. Com'è? Sto cercando di essere anche delicata, ma sono un botto, un vero... Cottura, cos'è, 2-3 minuti? No, è dall'altra parte. 2-3, no, 2-3 porzioni. Ah. Sì, ma sì, di solito ci vogliamo 3-4 minuti, ma di sopra ce ne vanno anche 6 o 7, va. Ma perché non lo scrivono grande come una casa? Cioè, l'unica cosa che te ne frega. Sì, sì. Ce ne sono troppi in un spazio troppo ristretto. Ada! Oh, zio. Te e i tuoi cosi che aggiungi. Tirala su però, svegliati! Tirala su, con che cazzo la tiro su? Con le dita, no? Sì, vicino al ferro che scotta come... Questa. Dai, sei svegliati. Un piccio, sei. Ma svegliati, tirala su. Sei un piccio a mettere su la legna qua che poi brucia tutto. Che mongoloide. Ma va bene, adesso devi solamente pulire un po' con un po' di acqua. Sì. Tua sorella la deve pulire un po', tirala fuori adesso. Tira fuori sta roba! Sì, e la butta in terra. Mongoloide. Lo leggi sul sito del... Come cazzo si chiama? Del sembra pancetta. Buonissima. E ma sta pizza? Ma scaldiamola questa pizza. Però sono le 10. Cane.
si mangia, si va a dormire. Ma che stanno affiorando i primi. No, guarda che sono già venuti tutti su, eh. Sono tutti su, buon. Possiamo anche scolare. Ma, oh, ma dov'è l'ultima birra? Penso sia nel fiume. Ciao. La valle. Chi va a prendere? No. Gourmet. Non ho preso il sacco appena, non ho preso il cuscino. Ho preso un cazzo. Bom, 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 lascia solo la braccia, lascia solo la braccia. Qua è pronto, raga. Voglio recuperare l'altra birra che mi sta dov'è. Vai, vai all'impiattamento. Cottura lenta. Chiedo aiuto al pubblico. Non è che se lo fai direttamente sulla fiamma si sbruciacchia. E c'è questo qui, vedi che si sta cuocendo. Avete visto la sigaretta giù? Sì, credo. Che tristezza. Pensavo tra fossi sfumata. Ma tra l'altro è la mezza fumata, quindi uno ha detto no, qualche lafomia, fumiamoci una sigaretta. Ne ha preso la muoio. Ma perché le abbiamo fatte col vino? Con l'amore, Ali, con l'amore. No, ce la facciamo. Dai, vai, uno. Eravamo quelli, no, due. Vedi com'è. Tre. Cazzi, vedi affresco. Sì. Tre. Quattro. Ma ce l'ho già su io. Se riusciamo a farla più possiamo tirare giù la cosa, la carne dal coltello, me la fai cadere dentro. Alla via sta carne, prenditi, lancio nel fiume, te lo dico. Dai, alla via. Ma lascialo lì sto cazzo di bastoncino, devi metterlo su adesso. Ma te si spegne? Ma lo metti su dopo? Ma che si spegne? Te, Sandra e Raimondo! Sandra e Raimondo! Dai, che cotto, vedi poi il grasso da lì? Io dormo in un'altra tenda, però. Ma sai, c'è anche il dolce? Oh, il cocane. Te la tagliare un po' di legno. Oh, tieni. Oh, grazie. Aroma. Io non ho magari la possibilità. Ma siete? Dai, forse. Ma ti ho detto, da mezzanotte in poi si vede tutto. Ora andiamo a letto e via. Buonanotte.
La notte è andata bene, c'è già gente che sta salendo, penso che puntino alle alte cime. Tra poco facciamo colazione. Colazione da Tiffany. La prima volta che basta di solito aver dormito bene. Non è vero? Anche l'anno scorso ho dormito bene. Grazie. Volete una gocciola? Vai. No, no, ma faccio lo schiacciato. Questa qua è la tua. No, non la cita bene. Grazie. Qualcosa da fare di tirare la società. Io lì, nel senso dove è qui, qua. Iniziamo a salire. Sai cosa faccio così quasi? Quanto facendo quello? Quello che l'ho pagato, questo qui deve durare almeno 3 generazioni. Quindi anche oggi mi sa che ci dà pagale, però vedremo neanche partire. Quant'è che ci hai dato 6 minuti? Sì. Col cane. Le 2. Ustia, e Ale? Alle 20! Bodo! Ale mi aspettava! Ale, vergogna! Sì, ma comunque bellissimo lì, si è andato a letto e si è aperto che era... Ti sei ma aperto... già prima si era aperto. No, 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 dopo si è aperto veramente bene. Ciao! Se mette la veste, si asciugate. Guarda. Siamo partiti per il ritorno, gli altri allungano il giro, io porto giù un po' di roba anche perché non voglio sforzare troppo e torno giù per la stessa strada di ieri.